A Castel Giorgio si contano i danni dopo l'incendio che ha devastato una palazzina di 2 piani nel centro abitato del paese. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte di giovedì fino alle 3 del mattino di venerdì 19 agosto per liberare il piano terra dell'immobile dai detriti dell'incendio. Il negozio di abbigliamento è andato completamente distrutto, mentre l'abitazione al primo piano è stata dichiarata inagibile dai tecnici della Protezione Civile. È arrivata la chiamata alle 17.35 alla sala operativa di Terni, che immediatamente ha fatto uscire una squadra di distaccamento di Orvieto, quindi 5 persone con 2 mezzi. Giunti sul posto, la squadra di Orvieto si è resa conto che l'intervento era un intervento che aveva un carattere più rilevante e quindi ha chiesto il supporto della squadra del distaccamento di Gradoli del comando di Viterbo, che è prontamente intervenuta, anche loro con 2 mezzi e 6 persone. Inoltre è intervenuta un'altra botte del comando di Terni, che è partita direttamente dalla centrale di Terni insieme al nucleo NBCR per l'autoproiettori. I locali interessati sono dei locali che sono adibiti alla vendita di abbigliamento per un totale di circa 150 metri quadri. E per quanto riguarda le cause, presumibilmente si pensa a qualcosa di natura elettrica, però ancora è tutto quanto al vaglio, perché adesso stiamo finendo le operazioni di smassamento e di evacuazione del fumo e poi inizieremo tutte le operazioni per ricercare le cause. Per il momento è tutto, poi vi terremo aggiornati. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli per determinare quale sia la stabilità dell'immobile e prevedere quali saranno gli interventi di recupero.